Prova, si sente? Prova. Allora, grazie a tutti voi che siete qua stasera. È veramente un piacere, come diceva Gabriele, vedere così tanta gente qua oggi. Io oggi sono qui in relatore, diciamo, in qualità di intervistatore, traduttore e dopo relatore, quindi se mi impappino un po', perdonatemi. Però mi fa particolarmente piacere che ci sia qua Warren Mosler con noi questa sera, soprattutto perché per noi che seguiamo la teoria monetaria moderna, la MMT, ormai da diverso tempo, è veramente un piacere poter iniziare quello che auspichiamo essere un primo, diciamo, l'inizio di un percorso fuori da questa notte lunga e buia in cui siamo piombati, ed è veramente un piacere poterlo fare insieme a lui. Quindi, lo ringrazio nuovamente. Thank you for being here today, Warren. Thank you for the invitation. E diciamo, la prima domanda che gli vorrei fare è quale sia, secondo lui, diciamo, il pensiero unico oggi, il pensiero unico è uno dei temi di questo incontro, oggi si manifesta soprattutto in campo economico. E quindi la prima domanda che chiederei a Warren è quali sono i vincoli, innanzitutto di natura psicologica, i dogmi economici che ci impediscono di costruire un'economia della prosperità. So Warren, my first question is, groupthink nowadays manifests itself first and foremost in economic theory. So what do you think are the economic myths that continue to prevail today and that continue to be an obstacle to economic prosperity? Okay, so there's one myth that MMT has been overturning fairly successfully. Do you want No, you can to? Okay. speak a bit longer. And every member of parliament has had the understanding that they have to get money to be able to spend. They have to get money through taxing or borrowing to be able to spend. Okay, and that is a myth. Okay, in fact, if you look at central bank accounts very closely, all the funds to pay taxes, all the euro to pay taxes, ultimately come from the central bank. Okay, and so the system works sort of in reverse as the way all the mainstream models had assumed it worked. Il primo mito che sfata la MMT è l'idea che Si sente? No? Sì. Il primo mito che sfata la MMT è l'idea che le tasse servano a finanziare la spesa pubblica e che quindi i governi debbano prima procurarsi i soldi tramite le tasse e che solo in un secondo momento possono spendere i soldi. In realtà, se noi andiamo ad analizzare il funzionamento delle banche centrali, come funzionano i moderni sistemi monetari, vediamo che in realtà ogni singolo euro che viene utilizzato per pagare le tasse è stato precedentemente creato dalla banca centrale, nel caso europeo, dalla BCE. Yeah, so once you understand that the way the system works is that the taxpayer needs the government's money to be able to pay taxes, you look at it completely from the other side. Now, the institutional structure in the European Union has obscured that to some degree, but when you look at it very closely and look at all the accounts, it's the same as any other monetary system in the world. Quindi è fondamentale comprendere che i contribuenti hanno prima bisogno che gli vengano forniti i soldi dallo Stato, dalla banca centrale, prima che loro possano avere i soldi per pagare le tasse. Quindi il rapporto è esattamente inverso a quello che si ritiene solitamente essere. Nell'Eurozona, diciamo, c'è un'architettura istituzionale un po' particolare che ha oscurato ulteriormente questa realtà, ma di fatto anche nell'Eurozona il funzionamento di base del sistema monetario è lo stesso. So let's look at what happened on day one of the euro some 20 years ago. Quindi immaginiamo, cerchiamo di immaginare cosa è successo nel primo giorno che è stato istituito l'euro 20 anni fa. One day everybody has lira in their accounts, and the next day you have euro. What happened? Un giorno avevamo tutti le lire nei nostri conti in banca e il giorno dopo avevamo al posto delle lire degli euro. The central bank bought your lira. They paid the exchange rate that was fixed, so they bought your lira at that exchange rate.
sostanzialmente la Banca Centrale ha comprato le lire al tasso di cambio vigente. So the lira is gone and now you have an account with euro in it. That's what the central bank used to pay you for your lira. Quindi ci siamo ritrovati da che avevamo un conto in banca in lire ad avere un conto in banca in euro, e quegli euro sono come dire, i soldi che la banca centrale ha utilizzato per comprare le vostre lire. Now you have the euro to be able to pay your taxes. E adesso avete bisogno degli euro per pagare le tasse. If they hadn't done that and you had to pay taxes in euro and you didn't have any, you only had lira, you'd be in serious trouble. E ovviamente se l'avessero fatto, se avessero istituito il pagamento delle tasse in euro senza darvi gli euro, ma lasciandovi solo con le lire, ovviamente avreste avuto delle serie difficoltà a pagare le tasse. When taxes are paid, the euro are then gone, they subtract them from your account. E quando pagate le tasse, l'unica cosa che succede è che un certo ammontare di euro viene sottratto dal vostro conto in banca. Those accounts get replenished by government spending. E quei depositi vengono nuovamente riempiti di euro grazie alla spesa pubblica. Okay, so the first thing that happens is there are existing tax liabilities, so you need the euro to pay the tax. Quindi il primo punto da comprendere è che tutti noi abbiamo delle passività in euro, delle tasse da pagare in euro, e abbiamo bisogno di euro per pagare quelle tasse. Therefore, you're willing to work for euro to be able to get the money to pay the tax. Quindi sei disposto a lavorare in euro per ottenere i soldi che servono per pagare le tasse. Now the government can spend its euro to be able to hire people and buy the goods and services it needs to run the government. Il governo adesso può spendere euro per, diciamo, fare le cose che ritiene necessarie, per comprare i beni e servizi di cui ha bisogno e anche per impiegare la gente. And then you have the money to pay the tax. E questo è quello che ci permette di avere i soldi per poi, in un secondo momento, pagare le tasse. So I like to use the word sequence, which describes every monetary system in the world. Quindi io mi piace usare in particolare il termine sequenza, che aiuta a capire bene il funzionamento di tutti i sistemi monetari al mondo. First there's tax liabilities, which cause people to need paid work to be able to pay their taxes. And I just think about a tax on your house. I know you don't have that here, but just to understand the model. First there's a tax on your house, just for example, so that everybody now needs euro to be able to keep their house. Quindi tutto parte con una passività in euro che, diciamo, ci mette nelle condizioni di dover lavorare per procurarci gli euro con cui pagare le tasse. Quindi immaginate che vi venga posta, diciamo, una tassa sulla casa. Adesso voi dovete procurarvi un certo ammontare di euro per non perdere la casa. People who are looking for paid work and can't find it, they're called unemployed. Chi cerca lavoro e non lo trova viene definito disoccupato. So the purpose of the tax liability is to create unemployment. Quindi lo scopo delle tasse è precisamente quello di creare disoccupazione. That allows the government to then hire the people that the tax caused to be unemployed. E questo permette al governo poi di impiegare, di assumere le persone che la tassa ha reso disoccupate. So the government hires people in public health, public education, public safety. These are people that are looking for paid work because of the tax. Quindi il governo adesso può impiegare persone nella sanità, nella sicurezza, nell'educazione, perché ci sono delle persone che sono disoccupate per via della tassa che è stata precedentemente imposta. Then the last step is now people get paid and they can pay their taxes. E l'ultimo passo della sequenza è che la gente viene pagata e così ottiene i soldi per poter pagare le tasse. So what actually happens? Quindi quello che succede veramente is that the tax is usually too large. Il problema è che spesso la tassa è troppo ampia, è troppo grande. It creates too much unemployment. It creates more people looking for work than the government wants to hire. Quindi si creano troppi disoccupati, molti più disoccupati di quelli di cui ha bisogno il governo. And when that happens, there's nothing those people can do that don't get hired by the government. They remain as residual unemployment.
E quando questo avviene non c'è molto che quelle persone possano fare, quelle persone che vengono, che sono costrette a essere disoccupate, non c'è molto che possano fare per uscire dalla loro condizione di disoccupazione. And because of that tax, unless the government increases spending and hires those people to increase public services or lowers the tax, the unemployment will stay there forever. E a quel punto, a meno che il governo non faccia due cose, o aumenta la spesa pubblica e quindi diciamo acquista più beni e servizi e anche più manodopera e quindi permette a queste persone di essere impiegate, o riduce le tasse. Se il governo non fa nessuna di queste due cose, se non aumenta la spesa o e non riduce le tasse, quelle persone inevitabilmente rimarranno disoccupate. Ok. Now, the other important thing to remember is that an economy needs a basic money supply. There has to be money in the economy for it to work. Un altro concetto fondamentale da capire è che qualunque economia ha bisogno di un'offerta di moneta, c'è bisogno di un'offerta di moneta continua nell'economia affinché essa possa funzionare. And so when the government spends more than it collects in taxes, that extra spending, that deficit spending, adds to the money supply. Quindi, quando il governo spende più di quello che tassa, e quindi si viene a creare quello che solitamente viene definito un deficit pubblico, questo crea un'offerta di moneta, un aumento della moneta circolante nell'economia. Do I have a minute to tell the story of Pompeii? Sure. Okay. My wife and I were in Pompeii on a tour a few years ago. Io e mia moglie eravamo a Pompei per un viaggio qualche anno fa. And the guide showed us these coins they had found in the ashes, what would have been in somebody's pocket or what would have been under the mattress. E la guida ci ha fatto vedere una moneta, dicendo che questa era una moneta dei tempi di Pompei che era stata rinvenuta lì sotto le macerie. And he said Pompeii was a very nice place to live because they would collect these coins for taxes and then they would pay to have public service and sanitation and public safety, public education. E la guida disse Pompei era una gran bella città in cui vivere perché queste monete venivano raccolte tramite la tassazione e poi venivano utilizzate per finanziare tutta una serie di infrastrutture pubbliche, quindi bagni pubblici e così via. Well, so I said, well, excuse me, but they had to pay the people first and then they would collect the tax. E quindi io ho dovuto alzare la mano e dire mi scusi, ma credo che sia il contrario, qualcuno avrà dovuto dargli quelle monete. Avrà dovuto dare quelle monete ai cittadini affinché loro poi potessero utilizzare quelle monete per pagare le tasse. And he says, no, no, no. He said, you collect the tax and then you pay the people. E lui dice, no, no, ovviamente funziona al contrario. Prima raccogli le tasse e poi paghi. So I said, where did the coins come from? E quindi gli chiesi, ma da dove venivano queste monete? He said, the government made them. Lui dice, l'ha fatta il governo. I said, well, how did anybody get a coin to pay the tax? E le persone da dove prendevano queste monete per pagare le tasse? He says, so they had to pay the people first and then collect the tax? And I said, yes, how else can it work? E a quel punto anche lui fu costretto ad ammettere, beh, sì, sicuramente li avranno prima pagati e poi avranno successivamente raccolto quei soldi tramite le tasse, perché non poteva funzionare in nessun altro modo. Okay, this is a true story. He grabs his head and he goes, no, 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 and he walks away. E a quel punto però, diciamo, si prese la testa fra le mani, gridando no, 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 e se ne andò via camminando perché gli sembrava un concetto, appunto, inconcepibile. He wouldn't talk to me again for the whole tour. E per il resto del viaggio non mi ha più rivolto la parola. But they found 20,000 coins in the street last I saw. A quanto mi pare hanno trovato 20,000 monete per strada tra le macerie di Pompei. That was the money supply in Pompeii. Quella era l'offerta monetaria ai tempi di Pompei. How did it get there? Come ci è arrivato? Come ci sono arrivate quelle monete lì? People came to work, earned coins, some they kept and some they used to pay tax. Ovviamente la gente lavorava, riceveva, veniva pagata con quelle monete e poi utilizzava una parte di quelle monete per pagare le tasse. The government spent more than they collected. E questo poteva avvenire perché il governo, diciamo, quelle monete erano lì per terra perché ovviamente il governo spendeva più di quanto non ritirasse tramite le tasse. Questo lasciava delle monete in circolazione. Maybe the total tax was 80,000 coins over the years and the government people came to work and earned 100,000 coins. Magari, come dire, i cittadini pagavano 80,000 monete di tasse ogni anno, ma ricevevano sotto forma di pagamento 100,000 monete. The government spent 20,000 more coins than it collected. That's called deficit spending. E quindi questo vuol dire che il governo spendeva 20,000 monete in più di quante ne tassava, e quindi questo è quello che si chiama spesa in deficit.
The deficit was 20,000 coins. There were 20,000 coins in the street. The deficit equals the money supply exactly to the last coin. Il deficit quindi era di 20.000 monete e come ci si sarebbe aspettato hanno trovato 20.000 monete per strada, perché il deficit, come dire, eguaglia alla perfezione quella che è l'offerta monetaria dell'economia. Was that a problem for the government? No, of course not. Questo rappresentava un problema per il governo? Assolutamente no. In fact, if people came to earn more money so they could have more savings, the government's fine with that. Why, what's the problem? Infatti, se la gente voleva diciamo risparmiare ancora di più, questo non era un problema per il governo. They offer jobs to anybody who want them. If people got paid, they did one of two things: they paid taxes or they saved the money. There's nothing else you can do. La gente lavorava e poi, come dire, una parte di quei soldi li utilizzava per pagare le tasse e un'altra parte di quei soldi li risparmiava. It's the same thing today. Oggi funziona esattamente allo stesso modo. But instead of money in the street, we keep it in bank accounts for the most part. Ma i soldi, invece di stare per strada, stanno per lo più all'interno dei nostri conti in banca. Technically, today the street is government securities, reserves, which are balances at the central bank, and actual cash in circulation. Those three add up to the public debt. Those three are the money in the street, the money supply for the entire economy. Oggi funziona un po' diversamente, ma il concetto è lo stesso. Oggi, diciamo, quei soldi non vengono più tenuti, diciamo, sotto forma di moneta fisica, ma soprattutto vengono tenuti soprattutto sotto forma di obbligazioni, di riserve bancarie e una parte residuale sotto forma di contanti. L'ammontare, diciamo, di queste varie forme di moneta è ciò che costituisce il debito pubblico. Pompeii didn't have any unemployed. Non esisteva la disoccupazione a Pompei. If people were showing up for work to earn the coin and the government didn't want to hire them. First of all, if it wanted to, it could just hire them. Ovviamente, se la gente si presentava dal governo chiedendo di lavorare, ovviamente se il governo aveva bisogno di impiegare delle persone, semplicemente le impiegava e finiva lì. If they didn't want to hire them, they were smart. They were very aware it was because the tax on everybody's house was too high. Se non volevano impiegare quelle persone, allora comprendevano bene che il problema della disoccupazione è che le tasse erano troppo alte. So they realized they made a mistake, the tax was too high, there were more people looking for work than they wanted, so they make a simple adjustment. In quel caso si rendevano conto che le tasse erano troppo alte, creavano un eccesso di disoccupazione rispetto alla manodopera di cui aveva bisogno il governo e a quel punto semplicemente facevano un aggiustamento. They would adjust the size of their spending and taxing. That's called adjusting the deficit. E semplicemente si sarebbero limitati ad aggiustare il rapporto tra spesa pubblica e tassazione. Avrebbero, come dire, modificato il livello del loro deficit pubblico. Adjusting the deficit was a policy tool. It wasn't a limit set by a treaty. It was a policy tool. Il deficit quindi non era un limite, diciamo, divino imposto da qualcuno, ma era allora, come lo è oggi, un semplice strumento di politica economica. And just like you, everybody in Pompeii knew exactly how this worked. There's no mystery. E ai tempi di Pompei era abbastanza chiaro alla gente come funzionasse il sistema. But today that knowledge has been lost. Oggi purtroppo questa consapevolezza è stata persa. It's in a confusion of accounting and all kinds of names and terms and financial, you know, nonsense. The knowledge has been lost of what's going on underneath the numbers. Mm-hmm. Tutti questi tecnicismi, questi termini complicatissimi, questi numeri non fanno che oscurare quello che è la realtà del funzionamento dei sistemi monetari. Okay, I think you understand now where the unemployment comes from and how easy it is to adjust it. Quindi penso che almeno adesso abbiate capito qual è l'origine, la fonte di base della disoccupazione in una società e come eliminarla. Now the European Union learned a very important lesson last year. L'Unione Europea ha imparato una lezione molto molto importante l'anno scorso. What had been a 3% limit became a policy tool. Quello che fino a poco prima era un limite, il famoso limite del rapporto deficit-PIL del 3%, si trasformò molto rapidamente in uno strumento di politica economica. But not because of unemployment, because of COVID. Ma non per colpa della disoccupazione, non per via della disoccupazione, non per risolvere la disoccupazione, ma ovviamente per via della pandemia da COVID. But they allowed Italy to run a 11% deficit. Ma nonostante ciò hanno permesso all'Italia di incorrere in un deficit pubblico dell'11%. And now
all the economists have the data that shows it helped the economy substantially. And it helped keep unemployment from going up in this case. Ed è ormai evidente a tutti gli economisti che questo aumento del deficit ha aiutato a, diciamo, stabilizzare l'economia e sicuramente ha aiutato ad evitare che la disoccupazione aumentasse ancora di più. The currency did not collapse and you did not get runaway inflation like they all feared. La valuta, il valore della valuta non è assolutamente crollato e soprattutto non c'è stata l'iperinflazione che tutti, che per anni ci hanno raccontato sarebbe stata la conseguenza di una spesa in deficit così alta. They have learned that they can use the deficit as a policy tool and don't have to have some limit set 30 years ago ruling the European Union. Hanno capito che il deficit può essere utilizzato come strumento di politica economica, che non c'è nessun motivo per rimanere agganciati a dei limiti, a dei limiti che sono stati creati 30 anni fa in un contesto completamente diverso. The question is, will they now use this new policy tool to benefit the European Union? Ora a questo punto la domanda è: utilizzeranno adesso questo strumento a beneficio dell'Unione Europea o? One of the things we've been talking about since the beginning with MMT is our proposal is to use this deficit as a policy tool instead of an arbitrary limit. E una delle, diciamo, cose che la MMT propone fin dall'inizio è appunto esattamente questo, di utilizzare il deficit non come un limite ma come uno strumento di politica economica. All their professional economists are now telling them, yes, you can use this as a policy tool. Whether they do it or not, I can't tell you. Adesso, diciamo, tutti gli economisti seri riconoscono e, come dire, che il deficit può essere utilizzato come strumento di politica economica. Se poi i decisori politici lo faranno, ovviamente quello è tutto un altro discorso. If they do use it properly as a policy tool, the European Union can very quickly become one of the most prosperous regions in the entire world. Se scelgono di utilizzare il deficit come strumento di politica economica, l'Unione Europea può diventare in pochissimo tempo una delle zone più prospere al mondo. Allora, Alessandro Di Battista prima ha parlato dell'importanza di schierarsi, di prendere posizione. E quindi prima di fare delle altre domande un po' più tecniche a Warren Moser, vorrei chiedergli quanto è stato difficile dover, diciamo, prendere una posizione e difendere la MMT di fronte, diciamo, ad anni e anni di derisione, di scherno, di atteggiamenti assolutamente sprezzanti da parte dell'establishment economico. Quindi, insomma, mi interesserebbe sapere da lui quanto è stato difficile proprio affrontare questa chiusura totale da parte dell'establishment nei confronti dell'MMT fino a relativamente poco tempo fa. So Alessandro Di Battista earlier was talking about the importance of defending your ideas, of sticking up for your ideas. So how hard was it for you to say these things and to stick to these ideas for so long? For what's it, how long has it been now? What, for 30 years? 30 years. Throughout most of which MMT has been disparaged, laughed at, ignored by the mainstream economic establishment. So how was it, you know, to stick to your ground in the face of such intense opposition and derision even? Yeah, so and it's actually a little worse than what you're saying. I've been saying for 30 years, and I published a paper in 1997 about how they have the interest rate thing backwards. E in realtà, diciamo, la situazione è stata anche peggiore di come l'hai descritta tu. Diceva, io nel 1997 ho scritto per esempio un paper in cui spiegavo come il nostro modo di ragionare sui tassi di interesse è completamente sbagliato. Yeah, so and that in fact the proper policy would have a permanent zero rate, which they happen to have today. So they're getting that right. E in quel paper scrivevo che la politica corretta in termini di tasso di interesse è quella di mantenere il tasso di interesse allo 0%, che è esattamente quello che stanno facendo oggi. But at the time, 30 years ago, oh, this would be hyperinflation, the currency will collapse. And I was saying, no, it makes the currency stronger and it lowers inflation.
E diciamo, 30 anni fa, ma appunto anche fino a poco tempo fa, la risposta di tutto l'establishment economico era no, portare i tassi a zero provocherà inflazione e farà svalutare la moneta. Io invece dicevo che era esattamente l'opposto. Una politica di tassi di interesse dello 0% avrebbe rafforzato la valuta e avrebbe fatto scendere l'inflazione. And I've done all the theory and all the mathematics so that, and there have been central bank papers supporting me now in the last 2 years, with the idea that if you raise rates, you actually cause inflation and make it worse. E adesso ci sono addirittura dei paper pubblicati da banchieri centrali e da banche centrali che dicono esattamente quello che dicevo io 30 anni fa, ovvero che in alcuni casi aumentare i tassi di interesse fa aumentare l'inflazione, non la fa diminuire. Yeah, it's important the central bank understand that raising rates makes inflation worse, and that way they'll leave them at zero. They will never raise rates, which they shouldn't do. Questo mi conforta un po', perché vuol dire che se le banche centrali hanno capito che alzare i tassi di interesse è inflazionistico, molto probabilmente, o comunque più probabile che lascino i tassi di interesse allo 0%, come è giusto che facciano. And the other thing we talked about 25 years ago at a Bretton Woods conference in New Hampshire was that the central bank has to guarantee the debt of the member nations or the banking system will fail. E un'altra cosa che discutemmo a Bretton Woods 25 anni fa in un incontro di economisti MMT è che la banca centrale deve per forza di cose garantire il debito pubblico degli stati. And that's exactly what happened, and Mario Draghi saved the system by his do what it takes to prevent default in 2012, and so now the central bank guarantees all the member nation debt, and that's the way it has to be. There's no choice. E questo è esattamente quello che è successo col famoso discorso, il famoso whatever it takes di Draghi del 2012, dove sostanzialmente la BCE ha fatto proprio la responsabilità di garantire il debito pubblico degli stati membri. Questo ha evitato il collasso dell'eurozona, ma come dire, non può che essere così. So the European Union is very, very close to extreme prosperity. Quindi l'Unione Europea, come dire, potenzialmente è vicina ad essere prospera. Zero rates, central bank guarantee of member governments, and using the deficit limit as a policy tool, they're right there on the edge of getting it right. Diciamo, attraverso molte delle cose che sono state fatte nel corso della pandemia, quindi politica di tassi di interesse dello 0%, utilizzo del deficit come strumento di politica economica e diciamo garanzia del debito pubblico da parte della banca centrale, tutte cose che sono state fatte nell'ultimo anno e mezzo, diciamo che potrebbero far ben sperare sul futuro. However, last I saw, four of the member nations want to go back to the 3% limit, which would undermine everything. Però l'ultima volta che ho controllato c'erano addirittura ben quattro paesi, quattro stati membri che non vedono l'ora di tornare alla regola del 3% di rapporto deficit-PIL di Maastricht. Yeah. So, I was a manager of an investment fund. Io ho lavorato per tanti anni in un fondo di investimento. For 15 years. Per 15 anni. 1982 to the end of 1997. Dall'82 al 97. And I understood the monetary system, which helped me to do well for my investors. We made very good returns. E diciamo il fatto che io comprendessi bene come funziona il sistema monetario mi ha anche permesso di far guadagnare bene i miei investitori. Including in 1992, I believe, 1993, we invested very heavily in Italian bonds when everybody thought they were going to default. E mi ricordo in particolare nel 93, nel 92, tra il 92 e il 93 prendemmo anche la decisione di investire in titoli di Stato italiani quando tutti dicevano che la lira stava per che l'Italia stava per fare default, cosa che poi diciamo non è successo. Yes, one of my clients who agreed with our understanding of why Italy would not default back then was because there was a floating exchange rate and all the reasons I told you, it's like saying Pompeii wouldn't be able to make a payment. They can make any payment they want, they just take coins out of the box, right? E ovviamente, diciamo, una delle ragioni che quello che spiegavamo ai nostri clienti era che non c'era nessuna
non c'era nessun modo con cui l'Italia potesse fare default, perché a quel punto l'Italia era uscita dallo SME, quindi aveva una valuta fluttuante, quindi poteva tecnicamente creare tutta la valuta che voleva per garantire il proprio debito pubblico, quindi era proprio tecnicamente impossibile che l'Italia facesse default. Or when the European Central Bank spent 500 billion euro several years ago to support the banking system, they just credit the accounts, it doesn't come from anywhere. E quando abbiamo visto, diciamo, in quest'ultimo anno e mezzo, la BCE creare centinaia e centinaia di miliardi di dollari che poi sono stati depositati sui, diciamo, sui depositi dei cittadini europei, questi sono soldi che sono stati creati assolutamente dal nulla. And they just said exactly that last year when they were asked. They said, we can make any payment we need to, we just credit the accounts. E questo, diciamo, è stata la stessa BCE ad ammettere, diciamo, a fronte di una domanda di un giornalista, che la BCE poteva creare tutta la moneta che voleva e che di fatto era quello che faceva, semplicemente la moneta veniva creata e poi veniva depositata sul conto del ricevente. So one of my clients was Harvard Management, the university. Was what? Harvard Management, the university. Yeah. Quindi uno dei miei clienti lavorava alla scuola di management di Harvard. So, and they said, look, why don't we go to Italy to make sure, this was 1990, the end of 92, 1993, yes. Why don't we go to Italy to make sure they understand how the system works? E quindi, appunto, insieme a questo mio cliente, decidemmo, va bene, ma forse sarebbe il caso di andare in Italia, così magari gli spieghiamo come funziona, spieghiamo anche a loro come funziona il sistema, perché magari non se ne rendono proprio conto. So I said, sure, you know, I don't want to buy bonds if they don't know how it works, right? E io dissi, sì, mi sembra una buona idea, perché effettivamente investire in titoli se loro stessi non sanno come funziona il sistema forse non è proprio una grande idea. Harvard University is very well connected. They set up meetings with Luigi Spaventa, Professor Spaventa, who was Treasury Secretary, or Assistant Treasury Secretary at the time. E diciamo, la scuola di Harvard, l'università di Harvard ovviamente era molto ben collegata anche agli ambienti istituzionali italiani, quindi organizziamo tutta una serie di incontri con personaggi di altissimo livello, tra cui anche Luigi Spaventa, che lavorava al tempo al Tesoro. And we met with Professor Spaventa at the Treasury, and it was doom and gloom. Everybody was worried about default. E incontrammo appunto il professor Spaventa al Tesoro, e mi ricordo che c'era un'atmosfera molto cupa, tutti là dentro erano terrorizzati che l'Italia avrebbe fatto default da un momento all'altro. And I asked Professor Spaventa, I said, this is a rhetorical question, don't answer it. E chiesi al professor Spaventa, gli dissi, guardi, questa è una, adesso le farò una domanda retorica, non risponda. So why is Italy selling all these bonds, BTP, CCT at the time? Why are they selling these bonds? E gli chiesi, perché l'Italia sta vendendo così tanti titoli di Stato? Is it to get the lira to be able to spend? Or is it to be able to get the lira in order to spend? È perché dovete ottenere delle lire per poi spendere? Or is it because when you spend, you credit the accounts, and then if you don't sell bonds, the interest rate will drop to zero instead of your 10% target? O lo fate forse perché depositate dei soldi su dei conti tramite la spesa pubblica e poi non emettete però un ammontare equivalente di titoli di Stato, il rischio è che il tasso di interesse scenda e quindi che non siate in grado di mantenere il tasso di interesse del 10% che vi siete prefissati. Professor Spaventa looked very much like John Maynard Keynes with his suit and his vest and his pipe. Mi ricordo che Spaventa assomigliava molto a Keynes, no, con la sua giacca, la sua pipa in bocca. And he's quiet for a minute and he thinks about it and he jumps up and he goes, "Yes, and they're making us act pro-cyclical." E Spaventa ci pensò per un minuto, poi si alzò in piedi e disse, "È esattamente così, ci stanno costringendo a agire in maniera prociclica." And he goes into this rant against the IMF that was trying to impose austerity. E diciamo attaccò con un attacco violento contro il Fondo Monetario Internazionale, che al tempo voleva imporre misure di austerità molto severe all'Italia. And it becomes a celebration. It was doom and gloom. Now it's a celebration. E improvvisamente quella che era un'atmosfera molto cupa e triste divenne improvvisamente motivo di celebrazione. And he calls in other people from Treasury to hear the story. E allora cominciò a chiamare tutti gli altri dalle altre stanze del Tesoro per sentire la nostra storia. And they're making cappuccino for us. They got this big cappuccino machine. E a un certo punto cominciarono a fare i cappuccini per tutti. E era un'atmosfera proprio festante. I was with Maurice Samuels from Harvard, and we had to get to the next meeting.
But they kept us there 2 hours, and then we had to run off to the next meeting. Ero lì col mio cliente di Harvard e dovevamo scappare a un altro incontro, però ci tennero lì 2 ore a festeggiare con loro. 1 week later, the announcement came out of Treasury: no extraordinary measures will be taken; all payments will be made on time. E pochi giorni dopo, infatti, uscì fuori un comunicato del Tesoro che diceva esattamente che il governo non avrebbe preso nessuna misura straordinaria e che tutti i pagamenti che erano dovuti ai detentori di titoli di Stato sarebbero stati eseguiti esattamente, diciamo, nel tempo giusto. And the crisis went away. E la crisi scomparve da un giorno all'altro. Very much like after Mario Draghi said we'll do what it takes to prevent the fall. Same type of a understanding. Esattamente come è avvenuto dopo che Draghi ha fatto il suo famoso discorso sul whatever it takes. So, I understood at that point how the monetary system worked. I hadn't had to think about it before, but because of that, I understood how it worked. I understood what's today MMT. Mm-hmm. E diciamo, come dire, quell'esperienza fu illuminante anche per me, perché mi permise di intuire veramente con profondità come funzionava il sistema monetario, e diciamo da lì poi è nata l'elaborazione che poi ha portato alla MMT. And as a matter of conscience, I just wanted everybody to know, because the world would be a much better place to live if they understood this. E ovviamente mi sono sentito in dovere, diciamo, di spiegare al mondo questa teoria, semplicemente perché mi rendevo conto che il mondo sarebbe stato un posto molto molto migliore se la gente lo comprendesse. I understood it and I made a lot of money understanding it. Io lo capii e grazie a questa comprensione ho fatto anche, diciamo, una discreta quantità di soldi. So when people, to answer your question, where people, you ask, was it difficult with people ridiculing you and all that? Well, there was that part, but then I'd made a lot of money doing it, so, you know. Quindi per rispondere alla tua domanda se è stato difficile essere ridicolizzato dall'establishment economico, sì. Da un certo punto di vista è stato difficile, dall'altro punto di vista stavo anche facendo un sacco di soldi, e quindi diciamo che la cosa si è compensata. We had the top performing fund in the world. Siamo diventati, diciamo, il fondo di investimento più performante al mondo. So that made it a lot easier. E quindi questo ha reso tutto molto più semplice. Ok. Ci siamo? Voglio fare l'ultima. Ok. Però okay. Si è finita. Purtroppo, diciamo, so che io starei qua ore a parlare con Warren, però purtroppo, diciamo, dobbiamo passare agli altri interventi. Le domande che avrei voluto fargli erano tantissime, però penso che il senso del suo intervento sia stato chiaro. Cioè, ormai la MMT ha cambiato per sempre quello che è il dibattito economico, e senz'altro questo, diciamo, renderà molto molto più difficile tornare al paradigma precedente, per quanto, come ci ricordava Warren, in Europa c'è chi sta lavorando per fare esattamente questo, e avremo modo di approfondire anche questo tema un po' più in là nella serata. Ringrazio tantissimo Warren per il suo intervento e soprattutto per gli aneddoti divertentissimi, e lo ringrazio nuovamente. Thank you, Warren. If we had another hour, I'd tell them where inflation comes from. Dice, se avessimo un'altra ora vi spiegherei da dove viene l'inflazione, ma insomma, se dopo volete venire a cena con noi, avrete modo di sentirlo grazie, direttamente da lui. Grazie Thomas. Thank you, Warren. Thank you. Bene ragazzi, allora, come state? È difficile, lo so, è difficile